Eccoci e bentornati sul mio canale. Ebbene sì, finalmente ragazzi, sono diventato livello 20. Livello 20 ci ho voluto fare proprio un video dedicato. Mentre vi parlo sta andando in sottofondo in una mia partita su controllo. E praticamente sono livello 20. Perché ho voluto fare un video sul livello 20? Perché il livello 20 apre proprio un mondo immenso su Destiny, perché sblocca veramente tantissime cose. Infatti, per chi tipo diventa livello 20, non sbaglio se dico che praticamente l'ultimo dovrebbe essere il livello 26, perché sinceramente non ho visto oltre il 26. Non so se esiste qualcosa oltre il 26, sinceramente, al momento, allo stato attuale, come livello. Però proprio il punto, sinceramente, dove praticamente si comincia a diventare un giocatore veramente molto importante, veramente molto potente, è da livello 20 in poi. Il livello 20 innanzitutto ovviamente sblocca tantissime opzioni, sia per quanto riguarda la gestione del personaggio, quindi in base a quello che noi abbiamo, in questo caso, nel senso, sono un cacciatore, quindi praticamente avevo attivato la sottoclasse pistolero, quindi si sbloccano anche altre opzioni. Ma la cosa principale, quando si è livello 20, ma poi lo andremo a vedere in un video dedicato proprio appunto su questa cosa qui, che si andranno praticamente ad attivare tantissime cose, come ad esempio determinati emblemi, determinati, non viene la parola, mantelli, ecco, adesso mi è venuta, ma soprattutto importantissime armature, a partire sia dal casco, quindi troveremo dei caschi veramente molto importanti e poi lo andremo a vedere. Poi per passare ai guanti, quindi la parte delle braccia, per passare poi successivamente alla corazza, quindi la parte dedicata al busto, al torace e soprattutto anche la corazza per quanto riguarda le gambe. Quindi quando diventeremo livello 20 avremo la possibilità di andare ad utilizzare e ad andare a prendere delle armature veramente potentissime, che faranno veramente la differenza. Una cosa molto importante sotto questo aspetto, che verrà richiesto quando andremo a vedere, poi ve lo farò vedere ancora più nel dettaglio, che verrà richiesto un determinato grado, quindi un livello di prestigio, se possiamo così definirlo, nel crogiolo. Se ben sapete, il crogiolo è proprio la modalità multiplayer, quindi là dentro troveremo tutte le varie modalità di gioco per il multigiocatore, e lì verrà richiesto anche un determinato livello. Se non sbaglio, adesso al momento io sono livello 1 del crogiolo, e importantissime armature, principalmente quelle che iniziano, sono le più potenti, le troviamo al grado 2 del crogiolo, quindi bisognerà giocare molto e abbastanza per riuscire ad arrivare al livello 2. Quindi una volta arrivato al livello 2, una volta arrivato al livello 20, si potremo sbloccare delle armature che sono veramente potentissime, e fidatevi, ho incontrato giocatori che l'avevano già attivate e per mandarli giù ce n'è voluto, quindi mi hanno proprio spianato tante volte nell'uno contro uno, perché ovviamente avendo armature più potenti la difesa, quindi il livello di difesa, è molto più elevato. Nel video che sto facendo, se non sbaglio, avevo tipo 500 qualcosa, e considerando quei tipi di armature, se uno le riesce a mettere tutto quanto, non dico cretinate se non si arriva intorno ai 1000, perché tante hanno tipo una difesa di 300 che si può arrivare tipo a 400, ma poi vorrò fare tipo un video dedicato, quindi vedremo tutte le varie cose nella torre. Questo era più che altro un video così introduttivo al livello 20, che è il primo, secondo me, il primo step per diventare un giocatore, indipendentemente dall'allenamento e quant'altro, ma proprio per diventare un giocatore molto potente sul multiplayer, perché cominciano veramente i potenziamenti più importanti, quindi si diventa veramente molto forti. Quindi con questo vi saluto ragazzi, e torneremo nei prossimi giorni ovviamente sull'argomento, ma soprattutto sui vari potenziamenti del personaggio. Ci salutiamo e ci vediamo nel prossimo video insieme a Destiny.